esattamente il contrario. Tranne l'ultimo passaggio che non è tuo sicuramente, ma è dell'assessore. L'assessore Cattolino è quello che conosco io. Allo stato attuale siamo ancora a cambiare palo, perché da una parte questa anticipazione di risorse, che poi a quanto pare ormai è diventata il capitale esclusivo di utilizzo di altri utenti della regione per altre politiche, noi come dire, abbiamo anche fiducia che magari possano coinvolgere questi laboratori, ma mi pare che la lista delle priorità sia un'altra. Nel frattempo, di questi 55 milioni di euro trasferiti all'INPS nelle mole di queste procedure, non c'è traccia dell'accordo come ha detto sia l'onorevole Di Giulia, ma è noto a tutti noi che questo accordo non si è fatto, ed è noto a tutti che appunto ci sono 14 mensilità da recuperare. Su questo devo dire, io non avevo fiducia per il futuro, finita, ammesso che si riesca in tempi decenti a chiudere questa partita, non sono fiducioso neanche per il futuro, visto anche il nuovo quadro normativo, e mi riferisco più al decreto interministeriale del 1 agosto 2014, il decreto Poletti, che ha rivisto al ribasso la possibilità di concessione degli ammortizzatori sociali di deroga. Questo crea un gravissimo problema al nostro sistema, regionale, che come hanno detto molto meglio di me i relatori che mi hanno preceduto, non ha un tessuto economico e di impresa che consente l'accompagnamento, l'assorbimento, la riqualificazione, la ricollocazione di questa moltitudine di lavoratori, e di fatto c'è il deserto. E io per parte mia voglio anche aggiungere qualche altra riflessione rispetto a quello che ha detto l'onorevole Pias rispetto al salario minimo garantito. Sarebbe una grande conquista. Io da studente ho avuto l'opportunità di misurarmi o di vederlo in pratica nel sistema francese, che però è accompagnato da un sistema di orientamento, a un sistema economico, a politiche attive del lavoro che sono totalmente diverse dal nostro, sistema di sostegno della famiglia, dello studente e delle politiche della famiglia, che è totalmente, quindi sostiene di fatto anche il salario minimo garantito, cioè lo SMIC, quello che in Francia è lo SMIC e che qui invece non riusciamo a. Quindi voglio dire, questo tipo di politica e di proposta va senz'altro completata con questa cosa. Noi alla Regione Sardegna siamo al punto che si discute di riorganizzazione dei sistemi di orientamento, dei sistemi del lavoro, cioè dei servizi, eccetera, con un'ottica totalmente rivolta alla possibilità, alle modalità, allo studio di uno strumento giuridico che garantisca chi lavora in questi servizi, ma che non ha assolutamente, come dire, ben chiaro che cosa deve fare e come si fanno le politiche di orientamento invece rivolte ai disoccupati e ai lavoratori che devono essere riassorbiti da un sistema. Siamo a livello che non sappiamo come si profila un lavoratore, non sappiamo come si fa a incontrare la domanda e l'offerta, non sappiamo come infondere fiducia in quello che rimane il nostro settore produttivo per rivolgersi a questo sistema pubblico. Okay? E inoltre stiamo creando anche un sistema di competizione tra agenzie private e agenzie pubbliche che credo che nasconda qualche altra magagna di cui magari potremo parlare più avanti. Quindi ecco, io credo che se la politica ha in qualche modo la possibilità di riprendersi la parola sensibilità, probabilmente riesce anche a cambiare il punto di vista delle cose e a orientare gli strumenti. Oggi c'è la corsa a tentare di far entrare questa o quella categoria
di lavoratori, a seconda della capacità di lobbying che ha per entrare negli strumenti, piuttosto che creare invece strumenti, diciamo, quelli per tutti.